caro mio Abruzzo on the road, come dicono dalle mie parti, la lavada, la sugada, la parbianca adoperata. Allora, il mio compagno di viaggio, ovvero Abruzzo on the road, mi sta facendo ridere. Perché? No, stiamo prendendo per il culo una camperista e... Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video. Vi presento una nuova amica del canale, Silvia Paolini, milanese. Ciao a tutti. Fai vedere la maglietta. Io faccio lo sponsor. Questo è lo sponsor del canale, Abruzzo on the road. Seguitelo, iscrivetevi, contenuti belli e interessanti. Oggi sei più brava di me a fare insomma presentazione dei video. Oggi quindi giretto interessante. Ci troviamo qui a Raiano e adesso ci apprestiamo a fare le gole di San Venanzio, dopodiché faremo Valico Forca Caruso, bellissime curve, ed arriveremo quindi a Piscina, Passo del Diavolo e Pescasserli. Il giro si prospetta molto interessante, molto ricco di contenuti, mi raccomando, restate sintonizzati, non perdetelo. A dopo ragazzi, ciao! Sì, sì. Thank you.
Eccoci arrivati la prima tappa dopo il valico Forca Caruso, passando dalle colle di San Venanzio. Siamo qui a Colle Armele e adesso procederemo verso Pescina, poi per il Passo del Diavolo e Pescasserra. Abbiamo guardato un pochino il meteo, ci sono delle brutte nuvole, ma noi confidiamo, siamo temerari, non abbiamo paura. Quindi procediamo col nostro itinerario. Ammazza quanto è sporca sta moto. Ma dove è sporca? Sporchissima. Caro il mio brutto on the road, come dicono dalle mie parti, una lavada, una sugada, la par bianca adoperata. Ciao. Ciao. Ci andiamo a Pescasserra. Allora, aggiorniamo i nostri follower che purtroppo hanno fatto il Passo del Diavolo, sono saliti fino al Rifugio del Diavolo, non siamo potuti arrivare a Pescasserra perché praticamente davanti a noi avevamo un muro d'acqua, fulmini, saette, tuoni, non ci siamo avventurati, vero Silvia? Sì, direi proprio di sì, temerari sì, ma incoscienti no. Ricordatevi, safety first, viaggiate sicuri. Viaggiate sempre in sicurezza, è importante. Curve bellissime.
Allora, il mio compagno di viaggio, ovvero Abruzzo on the road, mi sta facendo ridere. Perché? O lo rifaccio. No, stiamo prendendo per il culo una camperista. Comunque veramente c'erano tanti lampi, cielo plumbeo, nerissimo, e va bene tutto, però non rischiamo, quindi dietro front e cambio di programma. Vediamo dove proseguire adesso, tornando indietro, e dove fermarci e riaggiorneremo. La Silvia ha provveduto a fare le magliette di Abruzzo on the road per il canale. Cosa vuoi dire, Silvia? Oggi super tattici e super tecnici. Lo sponsor, seguite Abruzzo on the road, ricordatevi il logo, seguiteci e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, molto importante. E niente ragazzi, quindi dopo le gole di San Venanzio che avete visto dalle riprese di la nostra Silvia, siamo tornati al punto di partenza qui a Raiano, da dove siamo partiti, e vi salutiamo, un abbraccio e ai prossimi video. Molto presto quindi ci saranno nuovi video. Ciao ciao! Ciao ragazzi! Mi raccomando! Oh.